No? Claudio, ciao. Ciao, come stai? Bene, tu invece? Io non sono stata bene in questo periodo, ho avuto una tremenda influenza, non ne venivo più. Ah, porca miseria. Per questo non ci siamo neanche più tanto sentiti, dovevo domandarvi le cassette e tante cose, vabbè, rimandiamo. Ascoltate, voi come state? Bene? Bene, benissimo noi. Posso farvi una domanda? Anche due. Ecco. Allora, volevo sentire la vostra sempre intelligente opinione su un fatto attuale, scusatemi. Allora, secondo voi, te e Francesco, sì, che peso hanno avuto le religioni o gli interessi che stanno dietro a queste nell'attuale tragedia del popolo jugoslavo? Oppure, da quanti anni gli USA, con la loro assoluta militanza col dollaro, stavano pianificando questa guerra per destabilizzare l'Europa, favorendo in un certo favorendo l'islamismo, vedi, non so, turchi, Afghanistan, strani interessi mafiosi albanesi, Kurdistan, cioè, perché il discorso dei curdi è un po' particolare. Sì, perché sì, i curdi aspetti, perché storicamente non mi risulta che questi, cioè gli USA, abbiano mai difeso niente o qualcosa che non sia il dollaro o i loro privati interessi. Cioè, la guerra, secondo me, ha solo tragicamente aggravato la questione kosovara, che peraltro, correggetemi se sbaglio, ma ho guardato dei libri, mi pare che storicamente sia sempre stata tra l'altro serba. E cioè, non è nemmeno credibile la propaganda fatta a tambur battente in tutti questi anni, per carità, io non dico che non sia vero, però cioè, per quanto riguarda i serbi, cioè massacratori in quanto perché tali, perché cioè, non bisogna dimenticare che, allora, se andiamo a guardare negli anni, cioè negli anni, nei tremendi anni della seconda guerra mondiale, quando la Croazia era uno stato fantoccio dei nazisti, guidati dai famigerati Ustasa, che si resero protagonisti dello sterminio di centinaia di migliaia di serbi, che, allora, se andiamo a guardare massacratori più, massacratori meno, non la finiamo più. Ecco, io metto giù e sì, vorrei sentire, scusatemi se sono andata un po' in politica, no, vedremo. E qui di... penso che c'entra il discorso anche per quanto riguarda la questione delle religioni. Francesca, ma tu mi vuoi bene? Visto che siamo in un crocevia tra religioni cattoliche, tra religione sì, ortodossa e musulmane, c'è una regione abbastanza... Prima di risponderti, posso fare una domanda? Prima di risponderti per radio? Sì. A te questo ti fa paura? Cosa? Quello che sta succedendo adesso? O quello che succedeva con l'Iraq? O quello che è successo con i curdi? O quello che... Mi dispiace profondamente, perché la sento come una grossa ingiustizia. Questa? Contro le popolazioni sia irachene sia... Questa? Ma tu sai cosa sta succedendo fra 15-20 anni? Cosa succederà fra 15-20 anni? Sì. Cosa succederà? Sì. A conseguenza di questo? No, non solo di questo, in generale. Cosa succederà fra 15-20 anni? Ecco, e adesso ti rispondo per radio. Me la dici tu? Sì. Va bene, vi saluto. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. No, allora diamo due risposte diverse, una da io e una da Francesco. Sì, bene, e non prendiamo telefonate finché non abbiamo risposte. Allora, il problema è questo: qualunque cosa succede in questo momento, la affrontiamo con le armi, con la preparazione ideologica, personale, soggettiva, mondiale, economica, che abbiamo fatto negli anni passati. Cioè, quello che abbiamo adesso è una crisi che affrontiamo con quello che abbiamo adesso. Il guaio qual è, il vero grosso? È quello che succederà fra 20 anni. Cioè, se noi non poniamo adesso le basi umane, ideologiche, di pensiero, di modo di essere, di modo di guardare il mondo, queste cose vanno giù a valanga, cioè questa distruzione dell'umanità va giù a valanga. Per cui io non mi preoccupo di quello che sta succedendo adesso.
ci sono donne in fuga in Sudan, ci sono massacri in Ruanda, a Timor ci sono massacri, ci sono i massacri nell'America Latina, cioè massacri ci sono a migliaia, migliaia e migliaia. Quello che mi preoccupa è ciò che può succedere fra 20 anni. Sì. Vai Francesco. Sì, beh, basta pensare a un semplice fatto. In Ruanda sono stati oltre 800.000 morti e sono indagati 32 sacerdoti. Questi 32 sacerdoti sembra che non siano neanche in Ruanda. E secondo alcuni, parlo del Corriere della Sera, addirittura questi 32 sacerdoti complici del massacro in Ruanda siano in Italia. Va bene. Ecco, allora cerchiamo di sgombrare alcune cose. Il discorso dei curdi è un discorso un po' particolare in quanto non rientrano fondamentalmente nell'ambito islamico. E lo spiego perché. Perché i curdi hanno vari gruppi di liberazione, altri gruppi di guerriglia, ne hanno avuti anche fino a 8 gruppi attivi dal punto di vista politico, benissimo, nessuno di questi gruppi era un gruppo che si dichiarava essere islamico. E di conseguenza sussiste una certa laicità in questo senso. D'altronde nell'Islam hanno sempre considerato i curdi come i figli del demonio e di conseguenza del diavolo, di Satana, e in questo senso li hanno sempre considerati fuori a sé stanti. Perciò i curdi non sono mai stati ben voluti in quanto non erano facilmente controllabili, in quanto erano una popolazione indipendente. E il discorso di quello che avviene in Jugoslavia è un discorso anche di guerra di religione. E questo non lo diciamo solo noi, lo dice anche qualcun altro. Parlavamo prima della trasmissione con Claudio di un articolo che è uscito sul giornale e un'intervista a Vittorio Messori e dice fa ogni popolo ha il diritto di farsi le sue guerre, e lui dice perché ha detto di farsi le guerre, perché dice che è una guerra di religione, è uno scontro fra gli ortodossi e i musulmani, e logicamente dove l'assurdità dello scontro sta appunto nella visione unica delle cose. Di conseguenza, partendo da un presupposto religioso, Dio lo vuole, Dio è con me, io rappresento Dio e tu rappresenti Dio, qualsiasi cosa è concepibile. Il problema Islam e Stati Uniti è un discorso ancora più ampio, cioè nel senso che nel Kosovo gli americani hanno investito molto. Sono fonti di informazione con cui lo posso dimostrare, che ad esempio Soros, che hanno finanziato... Cioè, questo è un discorso che mi scosse anche un po' fare, perché non ha molta tendenza col discorso della trasmissione da fare, perché sono più tematiche che vanno un po' fuori del corso paganesimo. Esiste un investimento economico. Sostanzialmente io l'ho detto molte volte e torno a ripetere. Gli americani vedono nell'Islam una possibilità di stabilizzazione dell'area, perché dicono è una religione che crea una struttura sociale rigida, che garantisce una stabilità, una omogeneità dal punto di vista sociale e culturale. Basta pensare all'Algeria, in cui gli arabi per il discorso islamico hanno imposto alle popolazioni berbere la lingua araba, tenendo conto che i berberi avevano il loro linguaggio, avevano la loro lingua, avevano la loro cultura, pur essendo islamici, però logicamente per loro aveva più la valenza della loro cultura, che era una cultura laica, più laica. Infatti, ad esempio, non portavano, nelle donne berbere non portano il velo, utilizzano la cultura in maniera diversa e sono indipendenti perché hanno un riferimento culturale antico. Per il discorso del rendere tutto quanto islamico, ai berberi, che sono una popolazione che è sempre vissuta in Algeria, è stato imposto l'arabo. Questo è perché? Perché logicamente gli Stati Uniti vedranno nell'Islam la possibilità di controllare un'area politica determinata. Loro vedono nell'Islam uno strumento per controllare le persone. Sì. Cioè, il fatto che il loro Dio sia cristiano, sia cattolico, protestante, eccetera, è il Dio dei musulmani, la stessa roba. Sì. Cioè, l'oggetto del controllo, l'oggetto del comando è l'essere umano in quanto tale, cioè come singolo essere umano. Cioè, perché io all'inizio della trasmissione ho voluto invitare le persone a misurare il loro pensiero, cioè a riversare il loro pensiero nel sistema sociale. Perché è importantissimo questo, perché conosco benissimo il progetto degli Stati Uniti, conosco benissimo il progetto di Milosevic, conosco benissimo il progetto degli inglesi, dei francesi, eccetera. Conosco questi progetti, io li conosco benissimo, però io è i progetti delle persone che mi interessano. Sì, esatto. Cioè le singole persone che mi ascoltano adesso, qual è il loro progetto? Qual è la misura che danno all'interno della vita?
perché loro devono diventare protagonisti, cioè il pagano si estrae dal gregge, cioè si tira fuori dal gregge, sì, cioè, al mondo io esisto, io sono un protagonista, e nel far questo misura il proprio pensiero all'interno del sistema sociale. Quello che noi abbiamo adesso in questo momento è quello che è successo negli anni 30, 40, negli anni 20, eccetera. Cioè, è vero che noi siamo usciti dal controllo della Chiesa Cattolica, però è altrettanto vero che le persone si ritengono ancora parte di un gregge, cioè parte di un partito, parte di una sotto qualcuno. E il pensiero pagano ha questa funzione, cioè ha la funzione a livello sociale di tirar fuori le persone dal gregge, di dire io esisto, cioè io sono una persona, io determino la mia vita e io scelgo, chiaramente sempre nei limiti delle leggi imposte, nei limiti all'interno del sociale, però dice io esisto, cioè io faccio sì, è la mia affermazione, è la mia affermazione, la mia capacità di vita di affrontare le cose che è determinante rispetto all'imposizione di tipo religioso, culturale, di tipo monoteistico. Per questo dicevo all'amica che ha telefonato, adesso fa paura, ma quello che fa paura adesso, cioè le preoccupazioni che ci sono, i morti, le stragi di adesso, sono il risultato del cattolicesimo, degli ortodossi, dei musulmani, di tutti gli scontri monoteisti che abbiamo avuto finora. Sì, mi basta pensare che Vittorio Messori, amico del Papa, è arrivato al dire che appunto quello che avviene in Jugoslavia è perché sono creati gli imperi ecumenici tipo gli Asburgo o i re di Spagna. Sì, ma Messori è un po' pazzo come sì, no, ma questo qui è si chiama Vittorio Messori, sì, premiato alla scuola di cultura cattolica, sì, di Bassano da Grappa, amico del Papa, intervistatore del Papa cattolico, e lui ha dichiarato di dire fa per questo è avvenuto perché non ci sono più gli Asburgo e i re di Spagna che creano degli imperi, sì, ecumenici. Sì, dobbiamo tenere presente che ormai siamo arrivati al momento in cui è venuta dell'anticristo, cioè la venuta del respiro del mondo che chiama gli esseri umani a togliersi dalla posizione in ginocchio. E quello che arriverà fra vent'anni sarà il risultato di questo, cioè se gli esseri umani si tolgono fuori dalla posizione in ginocchio potranno determinare lo scontro, potranno determinare una costruzione della vita diversa. Se gli esseri umani saranno ancora in ginocchio, bene, funzioneranno le leggi economiche, le leggi sociali, la guerra sarà un modo per distruggere patrimoni, per distruggere capitali, per ricostruire un'altra volta, per ricostruire il dominio, per ricostruire il comando, per distruggere gli esseri umani. Per cui è necessario il paganesimo, cioè è necessaria effettivamente la costruzione del pensiero pagano all'interno di questo sistema sociale. Se non avviene la costruzione del pensiero pagano, rischiamo anche che la nostra Costituzione non ce la faccia neanche a reggere, perché ormai quasi tutti fanno finta che non esista quella Costituzione. Io veramente metto le mani nei capelli davanti a questo, però accetto tutto perché il mio compito non è quello di dire agli altri cosa devono o non devono fare, il mio compito è quello di costruire il pensiero pagano, per cui questo è il mio compito. Chiaramente mi incazzo quando qualcuno cerca di mettermi i bastoni fra le ruote, però questo è ciò che io devo fare, e per questo dico ai pagani e a tutti quelli che hanno simpatia per la trasmissione, cioè cercate di misurare il pensiero nel mondo. Sì, beh, basta pensare che il comportamento dal punto di vista del monoteismo è sempre quello di giocare a più piani pur di avere la sua emissione, cioè nel senso di creare un limite, un gregge. Sto ascoltando la trasmissione. Sì? Sono in linea? Sì, sei in diretta. Il discorso del pensiero pagano, cioè se uno appunto adotta questo sistema del pensiero pagano, e dopo come fa a difendersi dalla società? Cioè la società è tutta diversa, sviluppando il proprio potere di essere, con le religioni, con i partiti, eccetera. E lui si trova da solo contro, cosa fa? Come fa a riuscire ad esprimersi? E questa è la sua sfida. È un concetto che è molto astratto. No, ma non è astratto. Che sia assieme a molti altri, dico, per ottenere questo. Sì. Se no si trova isolato. Va bene, ecco, ti rispondo per radio. Grazie, grazie. Grazie a te. Chiaro una cosa, è chiaro che è una sfida, cioè noi siamo perfettamente consapevoli che è una sfida questa, ed è una sfida anche il fatto che io sia qui a parlare insieme a Francesco e abbiamo cominciato a costruirlo questo pensiero giorno per giorno. Claudio,
cioè noi vabbè, non siamo un esercito, però di battaglie ne abbiamo fatte per poter pur parlare, cioè, le nostre grandi le abbiamo combattute, cioè, nel senso, di fronte ad esempio al problema delle conferenze che noi abbiamo sempre avuto, quello del poter parlare, cioè, esatto, vabbè, pur non essendo un esercito, vabbè, non siamo moltissimi, però insomma siamo sempre riusciti a riuscire quasi sempre a parlare quando potevamo. E il problema è questo, che ogni persona che riesce a misurare un po' del suo pensiero col mondo che gli circonda, ogni persona amplia quello che è lo spazio di parola, lo spazio di vita degli altri. Perché basta una sola parola, una sola persona che abbia un pensiero diverso, perché il pensiero cristiano, il pensiero del Dio unico vada in scricchiolio. Crolla subito. Perché il pensiero del Dio unico regge soltanto se tutti sono d'accordo. Sì, ma io... posso leggerti una cosa, Francesco? Sì, leggi pure. Dai, ti leggo una lettera ricevuta qui per radio. Allora, la lettera è battuta a macchina in una buona scrittura, cioè vabbè, probabilmente anche in computer. La calligrafia sulla busta è una calligrafia stentata, per cui insomma tutto lascia un po'. Allora, Claudio, sono una cristiana. Tu ogni settimana mi insulti per radio, mi accusi dei peggiori massacri, violenze e stupri. Tutti i cristiani sono responsabili di violenze, massacri e stupri. Ti amo lo stesso, Claudio. Ringrazio il Dio unico creatore di averti creato. Tu mi metti continuamente alla prova. Tu sei la luce che illumina la parte oscura della mia anima, che mi costringe ad uscire dalla mia tana. Ti amo, Claudio. Veramente mia moglie potrebbe anche essere un po' gelosa. Esatto. Prima o poi la tua rabbia di vendetta si esaurirà come un fiume in pieno. Io non ho rabbia di vendetta, esatto. Io ho solo disprezzo per il cristianesimo, per il fatto di mettere in ginocchio bambini, che è diverso. Diventerai un bravo cristiano, pensa Francesco, ma dimmi un po', il tuo odio è troppo inverosimile. Mamma mia, questa, veramente, questa mi sa che è il primo aprile comunque, Claudio. Sì, anche secondo me, è firmato Maria Teresa. Io gli potrei anche rispondere amica, a Maria Teresa. Di solito io non mangio i bambini, però vedi com'è scritta la in busta. È una persona anziana e probabilmente uno scherzo, insomma. Sì, e poi essendo l'aprile, giustamente. Il primo aprile, vabbè. Allora, come sentite quanto mi amano? Dovrà essere ancora più duro, perché così mi amano di più, vedi Francesco? Troppo poco Tra l'altro, parlando, ci siamo dimenticati della notizia più importante di oggi, non so se l'avete sentita, ma alle 2 c'è stata l'udienza del giovedì del Papa. Il Papa ha detto in udienza, ragazzi abbiamo scherzato, Dio non è mai esistito, vi abbiamo sempre fregato. Sì. Sì, era una battuta da primo d'aprile, visto che siamo in tematica. Non fa scherzi di questo genere, non fa viaggi peggiori di questi. Esatto. Comunque il punto è questo, effettivamente la battaglia è una battaglia dura, fra virgolette, cioè nel senso che non è dura, esistono battaglie più dure di queste. Tutto sommato siamo molto avvantaggiati, grazie a Giordano Bruno, alle streghe, alle crociate, agli illuministi, ai libertini, a tutti quelli che sono arrivati prima di noi, ci hanno costruito un terreno sul quale è giusto che noi ci muoviamo, è giusto che noi ci misuriamo, e se noi non lo facessimo è come se noi insultassimo la loro azione e la loro costruzione. È chiaramente un problema affrontare le cose per ciò che sono adesso, però le situazioni critiche che ci sono adesso sono create perché le persone si pensano immagine e somiglianza del Dio padrone e devono distruggere le altre umiliandole, schiacciandole, annientandole. E questa contrapposizione si dà a qualsiasi livello, cioè il Papa umilia i vescovi umiliano il prete umilia i fedeli, e così la nazione più forte umilia la più debole, st'altra che dice tite a fare quel che voglio mi, st'altra... Sì, no, ma tornando sull'argomento che diceva l'ascoltatore prima, non esiste il problema del fatto che dice la società, assolutamente, cioè uno deve iniziare le cose perché è lui stesso, perché lui è così, perché è qualcosa. Logicamente nel momento in cui dice no, io mi sottopongo alla società, vuol dire che lui
ha valore soltanto in quanto riferimento relativamente alla società. Cioè, uno può cominciare a essere se stesso nel momento in cui è se stesso, in cui il valore delle cose, della sua vita, la sua dimensione, le sue capacità le ha trovate in lui e lui è quelle cose. Nel momento in cui lui le pone sempre in relazione a un problema di società, di ambiente, di circostanze, di situazione, logicamente lui è condizionato. Non è che abbia meno diritti, però il limite è la sua capacità di essere. Non ti sento. Sì. Ah, ecco, sì. Ciao Francesco. Ciao Giampaolo. Mi chiedevo se una favola può essere superiore a un pezzo di pietra, a una foglia, a un albero, a un animale, al sole. Una favola scritta. Casomai sono le favole che escono da queste cose, ma non queste cose dalle favole. Non so se rendo l'idea. È vero. Ecco, io parlo come non avessi mai toccato un libro, ho solo il linguaggio così che mi ha permesso dal libro tiro fuori determinati termini, però supponiamo che io mi esprima come un primordiale, veramente come uno che non ha mai visto né toccato libri. Allora, questo mio pensiero è indipendente dalla cultura e quindi scaturisce da qualcosa che può essere lupo, che può essere orso, che può essere uomo, che può essere scimmia. Questo mio sentire lo esprimo adesso così, ma ce l'ho già dentro. Certo. Quindi le favole rimangono favole. La realtà, il bosco, la fauna, la flora rimangono cose concrete. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao. In effetti sì. È così, cioè la realtà ci circonda e la fantasia favorisce. Sì, ecco, forse sarebbe fare un discorso etimologico sul termine favola. Per favola si intende la Bibbia, la Bibbia non è neanche una favola, è un insieme di castronerie, di menzogne, di squallori, di spazzatura della storia, della vita. Le favole vengono da raccontare, cioè nel senso, io mi ricordo un autore negli anni 70 che era Vladimir Propp, che scrisse i riferimenti storici dei racconti di fate. Cioè, nel senso che la favola, nel senso greco, nel senso antico, è un racconto di qualcosa che poi è deformato dalla propria percezione, però ha un fondamento storico. Le panzane della Bibbia, del Corano, del Talmud sono delle panzane, sono delle menzogne. Purtroppo non sono neanche delle barzellette, perché sono cose tragiche. Sono degli esempi di scrittura criminale, che è un'altra cosa, non sono certo delle favole. Cioè, sì. Questo forse è una definizione del termine favola che va più riconsiderato. Conoscendo Giampaolo, sì, lui si riferiva a Bibbia, a storie di... Sì, infatti l'ho capito, anche cioè che lui intendeva, sì, logicamente, sì, magari la Bibbia potrebbe come Cappuccetto Rosso, è più sottile la favola di Cappuccetto Rosso che tutta la Bibbia messa assieme. Sì, serve di più comunque, sì. Anche perché c'è un significato alchemico nel Cappuccetto Rosso. Da punto di vista, esiste un significato anche dell'alchimia in Cappuccetto Rosso. Sì, 10 significati. Logicamente è meno terrorizzante Cappuccetto Rosso che tutti i 10 comandamenti. Vabbè, sì, questo indubbiamente. Questo è in dubbio, anzi, o meglio, un lupo che te mangia. Perché mangia l'umanità, insomma. Esatto. Esistiamo effettivamente a quei livelli. Perciò sarebbe meglio che i bambini a scuola, invece di raccontare i 10 comandamenti, il sacro di religione, raccontassero Cappuccetto Rosso. Forse sarebbe più formativo, più creativo e forse crescerebbero meglio. Meglio meno terrorizzati. Sì. Vabbè, chiudiamo qui la trasmissione di Magia Stragonaria Paganesimo, visto che sono già di là che aspettano. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeistiche, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che alle 19 sono ancora in radio, leggerò ancora i guardiani di ciò che porta a diventare tenere nella religione romana. E ve li propinerò anche quelli, ce ne avrete due scatole che non potranno più. D'altronde, se volete che parliamo degli dèi, noi parliamo degli dèi. Che poi si dica che non parlo mai degli dèi, che parlo solo della guerra in Jugoslavia, perché dopo mi dicono questi, parli solo della guerra in Jugoslavia, non parli mai degli dèi. Ecco, io ricordo che appunto il 1° maggio, il 2 maggio, ci sarà
nella zona di Lecco una festa pagana organizzata dalla Federazione Pagana, cioè da ex Federazione Pagana, si chiama Sacre Radici. È Sacre Radici perché il termine Federazione Pagana ce lo siamo, è nostro adesso. Ecco, a proposito, diciamo che questo, scusa Francesco se ti rompo un attimo. No, fai bene. Prima o dopo noi fonderemo la Federazione Pagana, cioè, con un atto ufficiale o con qualcosa del genere noi ricostituiremo la Federazione Pagana con i termini nostri, cioè con la nostra volontà, con il nostro desiderio, con la nostra imposizione, con il nostro pensiero. Per cui prima o dopo anche i pagani avranno un punto di riferimento un po' più preciso che no. Ecco. Anche se già l'istituto è un punto di riferimento per tutti. O anche sacre radici, con i dovuti chiarimenti distinguo. Anche perché sono tanti i pagani, sono diversi uno dall'altro. Ecco, comunque c'è questa festa appunto pagana, il 2 di maggio, nella zona di Lecco. Noi saremo sicuramente presenti, sia io ed altre persone. Se qualcuno è interessato si può far vivo, ecco. E che per gli altri ascoltatori pagani ci vediamo domani sera alla cena del musso. Ciao ancora e a risentirci alle ore 19. Ciao e grazie per l'ascolto. Ciao.